Un metodo per trovare idee di business. Oggi voglio affrontare questo tema, ne ho già parlato in passato, ma è molto importante soprattutto per quelle persone che vogliono entrare nel mercato, vogliono avviare una propria attività e ancora non sanno bene come muoversi. Il segreto per aumentare le probabilità del proprio successo è quello di entrare in un mercato dove c'è già tanta domanda. E per spiegarti questo concetto mi rifaccio a un paio di esempi che sono riportati nel libro Unscripted di Angie De Marco, di cui ti ho già parlato appunto, e quelli che mi hanno colpito di più sono l'esempio di Uber e l'esempio di Netflix. Questo perché entrambi sono entrati in un settore in cui c'era tantissima domanda, ad esempio quello dei taxi, quindi le persone avevano una necessità, quella di spostarsi, ma la soluzione che era proposta poteva essere ampiamente migliorata. Di conseguenza Uber è nato proprio con quest'ottica: forniamo esattamente lo stesso servizio che offrono i taxi praticamente, ma con una serie di vantaggi, di migliorie che i taxi non hanno, in modo che le persone preferiranno scegliere noi rispetto che ai vecchi concorrenti, chiamiamoli così, a quello che c'era prima. Di conseguenza, quando chiami Uber sai esattamente a che ora ti arriva, sai quanto pagherai, puoi sapere in anticipo le recensioni che ha l'autista che ti verrà a prendere, il tipo di auto utilizzata. Insomma, ha una serie di vantaggi che il taxi tradizionale non ha. Stessa cosa per Netflix. Prima il concorrente principale era Blockbuster, quindi una persona doveva uscire di casa, andare in videoteca, cercare tra i titoli disponibili, scegliere quello che gli piaceva, tornare a casa, guardare il film e entro qualche giorno riportarlo. E Netflix ha risolto brillantemente tutta questa serie di problemi, perché direttamente seduto dal divano di casa tua scorri l'intera libreria, non hai nemmeno il problema che un titolo potrebbe essere non disponibile perché lo hanno affittato altre persone, e non hai nemmeno bisogno di riportarlo indietro perché lo guardi in tempo reale. In più hai una libreria praticamente illimitata. Questi due esempi sono molto efficaci perché fanno capire come entrare in un mercato in cui c'è già tanta domanda, ma offrire un prodotto che è oggettivamente migliore, che risolve determinati problemi che il vecchio prodotto ha, sia un modo molto efficace per riuscire a ritagliarsi quote di mercato. Quindi quello che dovresti fare è esattamente questo. E la domanda è: come puoi fare per trovare questi problemi? Semplicemente guardandoti intorno. Tu hai in mente di aprire un'attività, quindi hai già un'idea di quello che vorrai andare a fare, chiediti: benissimo, le persone già stanno risolvendo il problema che andrò a risolvere in altri modi. Anche qui cosa significa? Che se vuoi aprire un ristorante, sai che ci sono altri ristoranti che offrono più o meno le stesse cose che offri tu. Oppure vuoi fare il personal trainer? Bene, ci sono altri personal trainer, le persone risolvono questo problema dai tuoi concorrenti. Benissimo, quali sono i problemi principali che riscontri avere dai tuoi concorrenti? E di conseguenza, come potresti dare un servizio migliore rispetto a loro? Se tu lavori sotto questo aspetto, sarà molto facile riuscire a creare un messaggio vincente che ti porterà nuovi clienti e con il tempo ti faccia crescere in maniera molto rapida. Un metodo molto efficace per trovare questi problemi è quello di andare a vedere le recensioni dei tuoi concorrenti o di prodotti o servizi simili che risolvono lo stesso problema e guardare le recensioni negative, quindi quello di cui si lamentano le persone. In qualunque ambito tu sia, noterai che gli stessi problemi sono ripetuti più e più volte come elementi negativi. Un esempio stupido: guardi le recensioni di un tuo ristorante concorrente, guardi che tutte le recensioni negative sono date dal fatto che, non so, il personale è scortese. Benissimo. Oppure che c'è un tempo di attesa esagerato. Perfetto, quello potrebbe essere un punto debole che ha il mercato. Nel momento che tu fai un'analisi su più ristoranti, in questo esempio comunque più competitor, puoi trovare quali sono i punti deboli che puoi attaccare e trasformarli nel tuo punto di forza. E questo, per quanto possa essere un esercizio semplice, non è fatto da nessuno, eppure ti garantirà una spinta iniziale per partire davvero nel migliore dei modi. Quindi inizia a chiederti: in base a quello che voglio fare, quali sono i punti deboli dei miei concorrenti? Di cosa le persone sono scontente nei confronti di un servizio o prodotto che è molto simile al mio e che al momento stanno acquistando da concorrenti? Trova la risposta e ti assicuro che partire sarà molto molto facile. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, un'azione molto forte che puoi fare è quella di andare su Amazon, cercare un prodotto o servizio molto simile a quello che andrai ad offrire tu, scegli i prodotti quelli con più recensioni e guardi le recensioni negative. Come ti dicevo, ti accorgerai che le problematiche sono sempre le stesse, le persone si lamenteranno sempre degli stessi 2, 3, 4 problemi, non di più. Perfetto, se tu prendi questi problemi e li trasformi nel tuo punto di forza, potresti veramente aver trovato la chiave di volta che farà partire il tuo business alla grande. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!